Radio Radicale, siamo con Simone Baldelli per commentare un po' quello che è successo negli Stati Uniti e per parlare delle ultime iniziative politiche che ha messo in atto. Allora, noi abbiamo visto questo bruttissimo assalto a Capitol Hill con 4 morti. Allora, quali sono le sue valutazioni su quello che abbiamo visto e che abbiamo anche rischiato qui in qualche occasione? Ma io ho svolto delle considerazioni in aula dicendo che i fatti drammatici di ieri di Washington rappresentano un momento di eccezionale gravità nella vita democratica di un paese come gli Stati Uniti e ci devono indurre a riflettere in maniera profonda sia sul concetto di responsabilità istituzionale e sul peso che le parole di chi ha responsabilità istituzionali e politiche ha nella società, nel mondo reale. E con le conseguenze anche drammatiche che queste parole possono produrre, sul fatto che c'è una sacralità della democrazia, delle sue regole e anche delle sue sedi, così come intendiamo anche l'immunità di sede, cioè quella garanzia che si possa permettere agli eletti del popolo di svolgere pienamente la propria funzione anche attraverso la protezione della sede. Per cui ci sono tanti elementi su cui riflettere e ovviamente a fronte di una condanna netta, forte, definitiva, chiara di quanto avvenuto, c'è anche la riflessione che però il modello americano di democrazia, che per l'Italia, per noi di Forza Italia, che siamo una forza liberale, occidentale, democratica, è sempre stato un modello di riferimento, deve continuare ad essere un modello di riferimento che va salvaguardato, perché la democrazia non è mai scontata. E soprattutto in un momento del genere, dove la competizione di quel modello è una competizione contro altri modelli che democratici non sono e che dalla destabilizzazione delle democrazie occidentali rischiano di trarre vantaggio. Per cui è importante credere ancora di più nella giustezza, nella vicinanza a quel modello di libertà democratica. Senta, oggi c'è stato un dibattito qui sulla sanità. Allora, noi siamo entrati oggi in una settimana cruciale che ci accompagnerà fino al 15, dove poi da quel giorno in poi troveremo nuove regole, mentre prosegue proseguono le vaccinazioni. Allora, che tipo di valutazione ha fatto? Proseguono le vaccinazioni in termine grosso, siamo in una fase in cui non sono neanche davvero iniziate, diciamo così. Però ecco, io ho illustrato una mozione presentata in maniera unitaria dal centrodestra che sostanzialmente per due grandi filoni, uno il rafforzamento del sistema sanitario con investimenti, con diciamo ristrutturazioni del nostro sistema e dall'altro un potenziamento delle misure di intervento contro il Covid, per cui passando non solo per un cronoprogramma vaccini che chiediamo da 2 mesi come Forza Italia, siamo stati i primi e che ancora non c'è, ma anche eventuali investimenti sulle cure a base di anticorpi monoclonali, ad esempio, cioè anche far viaggiare investimenti sulle cure parallelamente alla campagna vaccinale, farla bene, farla senza ritardi la campagna vaccinale con un cronoprogramma che il Parlamento possa monitorare pezzo per vedere chi fa cosa. Io ho citato nell'intervento l'esempio di questo programma informativo, come lo chiama Arcuri, questa specie di software, non so come definirlo, che dovrebbero realizzare pro bono, non si capisce poi perché, e con quale, diciamo, con quale esperienza, con quale know-how, Poste Italiane ed ENI, con cui si dovrebbero gestire i dati dell'intera operazione di campagna di vaccinazione in Italia. Ora, tutto questo, chi lo monitora? Questo programma esiste, è pronto. Quando lo consegnano, chi lo gestisce, chi protegge questi dati? Tanto per dirne una, insomma, abbiamo tante incognite. Ecco, io ho detto alla maggioranza, fino adesso avete proceduto da soli e i risultati, diciamo, sono abbastanza sotto gli occhi di tutti, il fallimento dell'App Immuni e tante altre cose. Il centrodestra fa un'analisi che certamente non ci aspettiamo che il governo condivida, che è quella di dire: avete perso l'occasione tra la prima e la seconda ondata per investire e mettere a posto molte cose che avrebbero permesso di affrontare la seconda ondata in maniera migliore. Poi c'è questo scaricabarile, regioni, governo, eccetera. Io poi è noto come la pensi anche sul tema delle regioni, ma insomma, credo però che ci sono anche nel dispositivo degli spunti.
sugli interventi sulla sanità e gli interventi in particolare sul Covid, su cui bisognerebbe riflettere, a partire per esempio da un impegno per la riduzione dei tempi di pagamento nella sanità delle pubbliche amministrazioni, perché su quei debiti e su quei crediti c'è anche l'intervento, l'opportunismo di capitali finanziari che li vanno a comprare, e magari se si guardano anche le interviste di trasmissioni come le Iene c'è il sospetto che ci mettano le mani le società della criminalità organizzata. Allora, tante cose che vanno viste e che vanno viste, diciamo, con criterio. Che cosa sta succedendo per quanto riguarda le banche, i crediti deteriorati, gli scoperti bancari? Allora, ci sono delle nuove norme, chi l'ha introdotta e cosa rischiano i correntisti? Ci sono delle nuove norme che a livello europeo, dell'autorità bancaria europea, dovrebbero a cascata ricadere sui paesi dell'Unione e che diciamo riguardano il tema degli scoperti bancari e dei crediti deteriorati. È una battaglia che già Antonio Tajani in Europa, con interrogazioni, lettere ai commissari competenti, ha messo in atto. Abbiamo lavorato in questi giorni, oggi l'abbiamo depositata un'interpellanza urgente che mi auguro sia discussa la prossima settimana, in cui chiediamo al governo un'analisi delle ricadute di queste nuove norme su cittadini, famiglie e imprese, perché vogliamo capire qual è il punto di vista e le valutazioni che il governo fa e se intenda, come dire, fare un qualsivoglia intervento per riuscire a proteggere il nostro sistema da una normativa di natura europea che però è stata pensata, immaginata in un'era pre-Covid e che oggi rischia di avere delle ricadute complesse, difficili, per alcuni versi molto complicate e negative sull'economia reale. Penso ai pagamenti automatici, oppure a costituire un'ulteriore stretta per l'accesso al credito delle imprese o delle famiglie o dei cittadini in genere. Ecco, per cui una riflessione anche su questo, e ci auguriamo che di qui a qualche giorno nel Parlamento se ne possa discutere, perché ancora noi nel Parlamento ci crediamo. Io la ringrazio molto, grazie a Simone Baldelli di Forza Italia. Grazie a voi.